la parola del Signore. Qui parla di 10 comandamenti, capitolo 20 dell'Esodo. Alleluia, sia lodato il Signore. Dice così la parola del Signore: allora Dio pronunciò tutte queste parole dicendo: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese dell'Egitto, dalla terra della schiavitù. Non avere altri dei davanti a me, dice il Signore. Non ti farai scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai, perché io, il Signore, sono un Dio geloso che punisce l'iniquità dei padri fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso l'iniquità a migliaia a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti, dice il Signore. Non userai il nome del Signore, il tuo Dio, in vano, perché il Signore non lascerà impunito chi usa il suo nome in vano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lavorerai 6 giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è sabato sacro al Signore. Questo vuol dire che noi dobbiamo dedicare del tempo a Dio. Noi dobbiamo dedicare del tempo a Dio. Abbiamo tante ore per lavorare, abbiamo tante ore per farci i nostri affari, i nostri interessi, abbiamo tante ore per dedicarli ai nostri divertimenti, ma qual è il tempo che stai dedicando a Dio? Stai dedicando del tempo a Dio? Tu che lavori più di 10 ore al giorno, stai dedicando del tempo al Signore? Lui, il Signore, l'Eterno, alleluia, ci ha lasciato i suoi comandamenti affinché noi sappiamo qual è la strada da seguire. Qui il Signore ci ha parlato chiaro, ci dice: non avere altri dei davanti a me, non avere altri dei, non farti degli idoli, non avere altri dei davanti a me, dice il Signore. Ma purtroppo l'uomo, l'umanità, si è fatta tanti dei, tanti idoli. Questo mondo è pieno di vitelli d'oro. Noi ci siamo ribellati. Noi non siamo stati in grado di ubbidire ai comandamenti del Signore. Quante volte abbiamo pronunciato il suo nome in vano? Quante volte lo abbiamo offeso con le nostre parole, le nostre bestemmie, le nostre parole volgari? Quante volte abbiamo trasgredito i comandamenti del Signore? Il Signore dice ancora: onorerai tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra. Compagnia d'armi, fanno tutto, perché è quello che è. Il tuo Dio ti dà. Poi dice il Signore: non ucciderai,
non ucciderai, non commetterai adulterio, tutto quello è il 9 agosto, non ruberai, non farai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Cari, alla luce di questa parola possiamo constatare, possiamo riconoscere che tutti noi siamo mancanti davanti alla legge di Dio. Tutti noi siamo peccatori davanti alla legge del Signore, cominciando dai primi comandamenti, che dice: non avrai altri dei al di fuori di me. Noi ci siamo fatti tanti dei, tanti idoli, l'idolo del denaro. Vi voglio dire, anche il lavoro può diventare un dio. C'è gente che vive per il dio lavoro, per il dio del lavoro. Non fanno altro che pensare al lavoro, che progettare miglioramenti nel loro lavoro. Non fanno altro che progettare come fare più soldi. Ma ti voglio dire, i soldi passeranno, il materialismo finirà. Che ne sarà della tua anima? Devi impegnarti a conservare la tua anima. Cari, non è sbagliato, non è sbagliato lavorare, anch'io lavoro, io lavoro, non è sbagliato lavorare, è sbagliato lavorare e pensare solo al lavoro, pensare solo ai soldi e dimenticarsi di Dio. Tu ti sei dimenticato di Dio, stai pensando solo al materialismo, alle illusioni terrene, alle illusioni passeggere. Non fatevi tesori in questa terra, dice il Signore. Non fatevi tesori in questa terra, dice la Bibbia, dice il Vangelo. A chi vuoi ubbidire? Non seguite le vie di questo mondo, gli impulsi di questo mondo. Seguite la via del Signore. Non dobbiamo vivere solo per il denaro. Il denaro è stato creato per essere un aiuto per noi, ma non è giusto nella vita. Ci sono cose che col denaro non puoi comprare: l'amore, la santità, la salute. Non si può comprare col denaro. E ti voglio dire, c'è una cosa più importante che non si può comprare col denaro: la vita eterna. Oh, carissimi, apriamo i nostri occhi, riflettiamo questa verità. La salvezza, la vita eterna, non si può comprare col denaro. Cristian. La vita eterna non si può comprare coi soldi. Non fatevi tesori sulla terra, dice il Signore nella sua parola, perché sulla terra tutto perisce, sulla terra tutto è passeggero, la parola del Signore dice che noi siamo venuti nudi in questa terra e nudi ce ne andremo. Non abbiamo portato nulla in questa terra e nulla potremo portare via da essa. Dobbiamo cercare la vita eterna, dobbiamo cercare il regno dei cieli.
non vivere per le cose di questa terra. Tutto finirà. Il Signore dice nella sua parola a cosa serve se l'uomo guadagna tutte le ricchezze, la fama del mondo e poi perde l'anima sua. A cosa serve?